Sì, desidero ricordare mio zio Carlo Ludovico Bragaglia, in quanto sono 10 anni che è morto. Sì, i suoi film, soprattutto quelli con Totò, e a lui sarebbe molto dispiaciuto questo fatto, in quanto Totò non era molto addomesticabile, per cui la sua regia in fondo era molto confusa dalle improvvisazioni del grande comico Totò. Insieme però hanno lasciato 7 film come Totò e Mocò, Figaro qua, Figaro là, Le 6 mogli di Barba Blu, 47 morto che parla, Totò cerca moglie, eccetera. Animali pazzi, il primo fatto nel 1933 addirittura su un soggetto originale di Achille Campanile. Ma mio zio è morto a 104 anni, chiedendo ancora di poter realizzare un film che non gli era stato concesso dai distributori di fare. Così come un suo certo cruccio andava al fatto che non gli avessero fatto fare il primo film documento sulla verità, La fossa degli angeli, un film verista, neorealista, sarebbe stato il primo neorealista della storia del cinema, se non che il noleggio gli impose la scrittura di due divi come Luisa Ferida e Amedeo Naggiari, e non fu più quel film neorealista che lui avrebbe voluto. Ma La fossa degli angeli è un film che lui voleva ricercare perché pare non si trovasse più. Speriamo che si trovi. Comunque, dicevo, questo mio zio ha girato una settantina di film, ha lanciato nel cinema Anna Magnani, nella Vita è bella, ha lanciato Totò in questi 7-8 film, ha lanciato De Sica, ha lanciato gli unici film in cui ci sono ancora insieme i tre fratelli di Filippo, sono stati diretti da lui. Casanova farebbe così, Non ti pago. Sono film che anche oggi vengono messi in DVD e sono sempre al boom delle audizioni anche nelle varie sedi televisive d'Europa. Lui però era nato come regista teatrale, intanto nel glorioso Teatro degli Indipendenti, diretto da lui e da suo fratello Anton Giulio. E veniva dalla trincea perché lui aveva combattuto tutta la Grande Guerra 15-18 e tornò, come lo chiamavano Carlino perché era piccolo, lui tornò come il resto del Carlino perché poverino aveva 4 costole d'argento e visse così fino a 104 anni però. A mia nonna era arrivato un telegramma che lo dava per spacciato, camperà qualche giorno ancora e invece campò altri 80 anni.